La redazione sportiva di Radio Studio 7 presenta Sottorete. Sottorete. Radio cronaca sportiva di volley. Risultati, commenti ed interviste. Sottorete. Per essere protagonisti. Un ben ritrovati agli amici di Sottorete. Cominciamo con l'Elvia Recina. Diamo il ben arrivato, il buona giornata alla nostra prima ospite, la schiacciatrice Chiara Costagli. Buonasera a tutti. Chiara, sei una delle nuove arrivate, una delle prime ad integrarsi, con un trascorso dalla Toscana, in quel di Siena, cominciato già nella stagione scorsa a conoscere l'Elvia Recina, tra l'altro. Sì, ho incontrato l'Elvia Recina l'anno scorso nel campionato di B2 e devo dire che mi si sono trovata contro, quindi l'anno scorso era una squadra molto forte, infatti hanno vinto il campionato. Quest'anno sono arrivata con l'intenzione appunto di fare una nuova esperienza e per fortuna ho trovato un gruppo ben amalgamato, delle brave ragazze, mi ci sono trovata bene subito e anche un allenatore molto bravo, quindi sono stata molto fortunata. Sei stata molto fortunata, ma sappiamo che l'integrazione con la casa Elvia è quasi impossibile non farla subito e quindi avete creato già un gruppetto. Tra l'altro un po' di sere fa ci è arrivata una chiamata in redazione da qualcuno che voleva vedere la partita appena giocata. Esatto. E tra queste c'eri anche te, so, eh? Esatto. Quindi appena finita a giocare ritornano in campo, si vanno a godere la partita, poi tra l'altro anche una bella vittoria, quindi sì. c'è stato un set, forse non è stato con San Giustino che va lasciato un attimo così di sorpresa. Sì. Come mai? Perché coach Panigoglio ogni tanto lo vediamo anche dalla telecamera che comincia a dare ordini, dice qui non sì, va, qui... Infatti. No, diciamo che è stata una partita che la sentivamo molto fin da lunedì e durante la settimana eravamo molto, molto scosse emotivamente perché appunto la sentivamo troppo, però ce l'abbiamo fatta perché avevamo di là un avversario molto forte con soggetti anche non comuni, quindi però per fortuna non abbiamo sbagliato tanto. Secondo me stiamo vedendo dei miglioramenti anche sotto l'aspetto della continuità, che noi inizialmente non avevamo molta continuità e ora secondo me si stanno un po' vedendo questi risultati. Nella stessa partita effettivamente c'erano dei set, commentavamo anche con gli ospiti precedenti, un po' discontinui e anche dei risultati... Un set stravinto e altri invece sofferti o addirittura persi. Si sta piano piano amalgamando il gruppo, qualche fondamentale va un po' rivisto, come diceva coach, ma ovviamente questo è nell'ordine delle idee. Quindi la partita di San Giustino archiviata e tra l'altro anche una partita importante attualmente per la classifica perché avete fatto il sorpasso. Parliamo della partita invece di domenica, la trasferta di domenica, dove, che partita potrebbe essere, quali ex, se ci sono, potrai ritrovare anche. Domenica andiamo a Cesena contro, loro occupano la seconda parte della classifica e è una squadra molto forte e quindi anche lì dobbiamo lottare molto perché sarà una partita molto difficile, però ci andiamo molto tranquille e quindi ce la giochiamo. Sul tranquille non sono d'accordo. No, perché, ma no, non per voi, perché so che ci sarà molto rumore visto che c'è un bel numero di sostenitori al vostro seguito, stanno cominciando piano piano a aumentare, a riprendere e so che non eri molto abituata al tifo. Infatti anche l'anno scorso mi sono ritrovata all'Elvia Recina di là e c'era era come giocare fuori casa, esatto, i tifosi hanno un po' scosso l'atmosfera. Sono il settimo elemento, in questo caso in campo che fanno a volte la differenza e fa anche piacere. Esatto, ovviamente. Molto.
Allora, ma adesso usciamo un attimo fuori dal discorso sportivo, perché quello goliardico a volte aiuta anche nello sport. L'avremo tra l'altro ospite dopo, quindi possiamo parlare perché adesso non ci sente. Il soggetto in questione è un certo Leonardo Scuffia, che forse nel volley, nella Medea Macerata è conosciuto. Esatto, forse. Per le sue prestazioni sportive indubbiamente, ma anche per la sua originalità. Ed è stato il primo soggetto preso in considerazione per un quiz. Che cosa bisognava indovinare, Chiara? Allora, bisognava indovinare quanti tatuaggi ha questo Leonardo Scuffia. Quanti, non dove? Quanti. Ok, perfetto. Solamente quanti. Perfetto, quanti è sufficiente. Esatto. E chi è che ha vinto? Lo possiamo dire? Ma sì, tanto adesso stiamo registrando. Scuffia non ci sente, stiamo tranquilli. La sottoscritta. Lei ha vinto. Non chiediamo, non entriamo in merito, esatto, alla questione. Però sabato sera dovrei essere presente, quindi. Sì, dovrò essere presente e mi sarà consegnato un premio, non so cosa. Che cosa, quindi anche che cosa sarà. Si sono inventati, io non lo so. Però è originale, e anzi io direi, perché gli ubriachi di Elvia ci staranno ascoltando, il buon Max e company, idem, esatto, fare qualcosa di simile anche in casa Elvia non sarebbe male. Infatti ora provo a proporglielo qualcosa anche a Massimiliano. Ma qualcuno aveva proposto di seguire le giocatrici una settimana, non so dove, come, quando e perché, però fare un po' i due minuti con. Sarebbe interessante. Sì, molto. A livello di media, te vieni dal CUS Siena, anche lì un'altra trasmissione simile che seguiva il volley, quindi anche qual è stato l'impatto con i media già da Siena? Inizialmente vabbè, c'era un po' di imbarazzo, però l'ha superato subito, sì, come avete piano, notato. Sì, sì, molto tranquillo. E quindi anche a Macerata non poteva mancare il seguito tra radiocronache, telecronache, il nostro Emanuele, il piccolo grande Emanuele che vi intervista, adesso ci divertiamo anche con lui, ci divertiamo. Volevo chiederti un'ultima cosa invece per quanto riguarda la tua carriera pallavolista, nata nel Siena oppure in un'altra società? Allora, io sono nata in un'altra società, Castel Ferentino, da dove vengo appunto, che è in provincia di Firenze, e ho fatto lì le giovanili e il campionato anche di Serie C. Poi dopo mi hanno chiamata a Siena per fare le giovanili, l'Under 18, e poi mi hanno portata anche in Serie C, ho vinto un campionato di Serie C, siamo salite in B2, e ci sono ho fatto 2 anni di B2 a Siena e dopodiché... E tra l'altro, se non erro, anche di studi. Esatto, sì, anche... E con gli studi invece come è proseguita? Perché poi arrivata a Macerata... Sì, infatti allora diciamo che quest'anno mi sono data diciamo un anno di pausa, non, cioè più che altro perché il primo anno fuori casa, un'esperienza insomma da fare, perché alla fine è una bella esperienza, esatto, che rafforza. Quindi, poi mai dire mai, perché esatto, intanto si è partiti anche abbastanza bene, sì, come campionato, sì, quello che si potrà raccogliere successivamente, i progetti sono ambiziosi, esatto, lo sai, sì, sì. Poi i risultati speriamo che arrivino, ma se si prosegue in questa maniera anche un campionato tranquillo di B1, che per l'Elvia Recina è la prima volta, ricordiamolo, e quindi un ottimo traguardo, tutto quello che viene in più tanto lo prendiamo, esatto. E allora, salutando le amiche di casa Elvia e gli ubriachi di Elvia, e in attesa che Chiara ritirerà anche il premio sabato sera, poi ci darai qualche, esatto, dettaglio, sì, ulteriore. Sì, sicuramente. Noi ti facciamo un in bocca al lupo per la partita di domenica, naturalmente, grazie, e ti ringraziamo di essere stata grazie con noi. Grazie a voi. Chiara Costagli, la schiacciatrice dell'Elvia Recina, Luana CBF, Elvia Recina Macerata, a Sottorete, un grazie a lei e alla società. Restate con noi per i risultati, gli aggiornamenti, le classifiche della Serie B1 Girone C femminile e poi con la seconda parte dedicata alla Medea Macerata.
Studio 7. E diamo uno sguardo ai risultati della Serie B1, girone C femminile. Emil Bronzo 2000 batte Blu Volley Quarrata 3-0. Roana CBF, LVR Cina Macerata, sia Copertura e San Giustino 3-1. A Castelfranco di Sotto, Volley Club Cesena batte Video Music Castelfranco 3-1. A Casal Serugo, Padova, Lucky Wind Gran Fruttato batte Eraclia Aduna Padova 3-0. A Perugia, Covemes San Lazzaro batte Limmi School Volley Perugia 3-0. Ad Empoli, al tie break, la Eco Energy Moia di Maiolati batte TimeNet Empoli 3-2. Ed infine Canovi Cooperativa Sassuolo, Ambra Cavallini Pontedera 3-0. Studio 7. La classifica vede al comando Covemes San Lazzaro 24 punti, Volley Club Cesena 20, Canovi Cooperativa Sassuolo ed Emil Bronzo 2000, Montale Rangone 17 punti, Lucky Wind Gran Fruttato, Roana CBF Viarecina Macerata 15 punti, Eco Energy Moia di Maiolati 14, sia Copertura e San Giustino e Video Music Pisa 13 punti, TimeNet Empoli 7 punti, Limi School Volley Perugia 5, Blu Volley Quarrata 4 ed infine con 2 punti la Ambra Cavallini Pontedera e la Eraclia Aduna Padova. Studio 7. A questo punto diamo uno sguardo agli incontri di questo weekend, nona giornata. Blu Volley Quarrata, Eraclia Aduna Padova, sia Copertura e San Giustino, Emil Bronzo 2000, Montale Rangone. Volley Club Cesena, Roana CBF, LVR Cina Macerata, Ambra Cavallini Pontedera, Video Music, Pisa, Covemes San Lazzaro, TimeNet Empoli, Lucky Wind Gran Fruttato, Limmi School Volley Perugia ed infine Eco Energy Moia di Maiolati, Canovi Cooperativa Sassuolo. Naturalmente l'incontro di domenica ore 17:30, Volley Club Cesena, Roana CBF Via Recina Macerata, in diretta su Radio Studio 7. Studio 7. Seconda parte di Sottorete dedicata al volley maschile con la Medea Macerata, con l'opposto della squadra impegnata nel campionato di Serie B, Leonardo Scuffia. Leo, innanzitutto parliamo dell'ultima partita. Sì, trasferta da Assisi. Dalla carta la partita sarebbe dovuta essere un po' più difficile. Poi una volta entrati in campo noi siamo partiti subito col piglio giusto e abbiamo portato a casa il bottino intero. Perugia è una squadra abbastanza giovane e piano piano crescerà, quindi al ritorno già forse faremo un po' più di fatica. E una partita che magari ci si aspettava più difficile, però insomma siete stati anche bravi. Bravi voi, insomma, a renderla facile. Sì, sì, noi l'abbiamo resa facile anche grazie al compito svolto da Adrian e da Paolo Mercuri, che grazie ai suoi scout riusciamo sempre a capire bene le direzioni d'attacco, le battute, anche come si mettono a muro, quindi riusciamo bene a trovare i loro punti deboli e lavorarci su, quindi durante tutta la settimana abbiamo lavorato e si è visto quello che abbiamo fatto. Tutte indicazioni di cui parlare nella prossima partita, ma prima di entrare nel dettaglio passiamo la linea alla regia per tabellini, risultati e classifica. Studio 7. E diamo uno sguardo ai risultati dell'ottava giornata della Serie B girone E maschile. A Pescara al tie break la Integra Conad Tantucci batte Gada Group Pescara 3-2. La Neffa Osimo Dolciaria Rovelli Morciano di Romagna 3-1. A Fano, sempre alla tie break, la Sama Porto Maggiore batte a Falconara Marittima, Sama Press Nova Loreto batte Bontempi Casancona 3-0. Celanese Volley Forlì, Blu Italy Pineto 3-1. Ad Assisi, la Medea Macerata batte la Sir Safety 3-0. Ed infine, ancora alla tie break, a Ferrara, Polisportiva CLT Terni batte Crifi Caffè 4 Torri 3-2. Studio 7.
La classifica vede l'aggancio della Medea Macerata alla Sama Porto Maggiore, che si trovano a 22 punti. Celanese Volle Forlì 21, Gibam Fano e Crifica Fe 4 Torri Ferrara 17, la Nef Osimo e Sama Press Nova Loreto 12, Sir Safeti Perugia 11, Blue Italy Pineto 10, Bontempi Casancona 8, Integra Conad Tantucci 6 punti, con 5 troviamo Polisportiva Cialetti Terni e Gada Group Pescara 3, con 0 punti la Dolciaria Rovelli Morciano di Romagna. Studio 7. Ed infine gli incontri di questo weekend valevoli per la nona giornata del campionato di Serie B girone E maschile. Integra Conad Tantucci, Bontempi Casa Ancona, Dolciaria Rovelli, Gada Group Pescara 3, Sama Porto Maggiore, la Nef Osimo, Polisportiva Cialetti Terni, Gibam Fano, Blue Italy Pineto, Sir Safeti Perugia, Sampress Nova Loreto, Celanese Volle Forlì ed infine l'incontro casalingo della Medea Macerata che ospita la Crifica Fe 4 Torri sabato alle ore 21, sempre con diretta Radio Studio 7. Studio 7. E ritorniamo con Leonardo Scuffia parlando della prossima partita. Si ritorna alla Marpel Arena e si farà sul serio perché l'avversario è bello tosto. Sì, possiamo dire che il campionato inizia adesso, nel senso che abbiamo da adesso fino a fine girone d'andata le partite più difficili. Ferrara, Fano fuori, Forlì, e poi c'è Osimo e Foligno se non sbaglio. E già da sabato dobbiamo dare il 200%, perché comunque Ferrara viene da una sconfitta in casa con Terni e si vorranno sicuramente rimettere in riga per poter raggiungere a fine anno, o se non perché a fine girone d'andata la vetta per poter disputare la Coppa Italia. È una squadra sulla carta forte, con diversi giocatori di categoria superiore. Li ho affrontati in B1 e li ho affrontati comunque nei vari anni di Serie B in cui ho militato. E c'è da dire che Vanini, Casaro sono tutti giocatori di livello, quindi se non giochiamo al 100% sarà difficile portare a casa punti e noi dobbiamo contare soprattutto sull'apporto del pubblico, quindi essendo la Marpel Arena io spero ci siano parecchie persone che ci diano una mano. Ritornando all'ultimo fine settimana, c'è stato l'aggancio in classifica ai danni di Porto Maggiore. Cambia qualcosa questo per voi oppure insomma adesso è ancora il momento di guardare una partita alla volta? No, è ancora il momento di guardare una partita alla volta. Siamo contenti del fatto di aver raggiunto la vetta della classifica, perché comunque l'obiettivo ormai è chiaro a tutti, è quello di salire di categoria, quindi bisogna essere primi per salire di categoria. Siamo contenti, cioè abbiamo forse un piccolo rimorso, è quello di aver perso un punto se non due a Porto Maggiore, che sarebbe stata una cosa diversa adesso, perché guarderemo comunque la classifica dall'alto in basso ma con qualche punto in più di distacco. Comunque adesso è il momento di pensare a Ferrara. Sì, adesso già da questa settimana ci stiamo allenando, stiamo già testando le loro traiettorie, stiamo vedendo i loro attacchi, quindi ci prepariamo testa al 100% a Ferrara. Una partita dove sarai protagonista, speriamo in campo, ma anche durante la partita, perché insomma in queste settimane c'è stato un sondaggio che ti ha riguardato. Sì. Io spero innanzitutto soprattutto di essere protagonista in campo, poi quello al di fuori è tutto un più, c'è stato questo piccolo sondaggio di quanti tatuaggi ho, non svelo la risposta, ma so che qualcuno che conosco già ha azzeccato. E quindi appuntamento alla Marpel Arena sabato alle ore 21. Leo, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi, grepi. Studio 7. E termina qui anche questa puntata di Sotto Rete, ringraziando la schiacciatrice della Roana CBF Elvia Recina Macerata, Chiara Costagli
e il giocatore della Medea Macerata, Leonardo Scuffia, di essere stati con noi a Sottorete. Vi rimandiamo ovviamente l'appuntamento con Sottorete alla prossima settimana, ricordandovi che potrete seguire tutti gli eventi anche sul canale YouTube di Radio Studio 7, ovviamente anche sul canale 611 in trasmissione ed in simulcast anche su Radio Studio 7 Web TV. Ogni weekend Sottorete con voi in diretta radio, con la Roana CBF domenica pomeriggio alle 17.30 in quella di Cesena e il sabato sera Medea Macerata dal Marpel Arena alle ore 21. Anche da Mario Di Iorio un grazie per essere stati con noi, buon proseguo di giornata e di trasmissioni con Radio Studio 7 TV.